stesso ha chiesto esplicitamente più volte per la pace, soprattutto nelle nazioni più martoriate, da guerre, lotte fratricide, povertà, sfruttamento. Proprio alla pace è dedicato infatti questo santuario, come si legge sulla monumentale facciata, eretta nel 1901 con il contributo di fedeli di tutto il mondo. La nuova città di Pompei, che quest'anno festeggia il 90° anniversario della fondazione, deve la sua origine alla prontezza con la quale Bartolo Longo rispose alla chiamata della Vergine, che lo esortava a diffondere il rosario. Sostenuto dal vescovo di Nola, Monsignor Formisano, e grazie alla collaborazione della contessa, sua consorte Marianna Carnararo De Fusco, piazza del Santuario di Pompei, perenne di assetto come dice, ma anche la città che lo circonda e numerose opere di carità, la suppliche della Madonna, oggi come allora, sono attorno gli ultimi e gli emarginati. Ragazzi e ragazze, e soggetti dell'Ave Maria. Col gli faccio il lavoro. Quindi sotto. Quando qua non si può salire. Non si può salire. O Cristo, che rinnovi la giovinezza della Chiesa nell'avvio dell'acqua con la parola della vita. O Spirito, che dalle acque del battesimo dalla piazza del Santuario di Pompei come primizia dell'umanità. Siamo secondo la messa in occasione della supplica della Madonna. Per MBA7 Communication di Dio di Potenza, Sorrento, che nei santi segni della nostra fede rinnovi i prodigi della creazione, la piazza e della la chiesa benedici questa limita in ogni ordine posti e fa che tutti i rinati nel battesimo siano annunziatori e testimoni della Pasqua che sempre si rinnova nella tua chiesa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Piazza del Santuario, in Pompei, sia dentro che fuori, venuti di ogni ordine. Preghiamo la Madonna di Pompei, per la pace e per il bene.